Buonasera, bentrovati, nuova puntata di Mondo Amaranto. Anche questa sera parleremo di calcio femminile con l'Arezzo femminile che purtroppo è incappato in una nuova sconfitta in casa della Fortitudo Mozzecane. Si trova ancora a zero la squadra appunto Amaranto. Poi più tardi ci raggiungerà un'altra formazione giovanile dell'Arezzo. Avremo questa sera la classe 2006 e vedremo le immagini dell'Under 16, la partita che abbiamo seguito in questo weekend. Io ritrovo con piacere Elettra Fiorini, benvenuta Buonasera a in tutti. rappresentanza della società dell'Arezzo Calcio Femminile. Ci sono molte cose da dire. Ora, tra poco vedremo, aspettiamo un attimo prima di vedere le immagini della partita contro la Fortitudo Mozzecane, perché ci sono delle novità di cui dobbiamo dare conto. Intanto il fatto che abbiamo detto la formazione Amaranto è a 0 punti, perché poi i 3 punti che erano stati restituiti dopo il ricorso, irregolarità della prima partita nelle sostituzioni delle Esatto. Milan Ladies, hanno fatto insomma Sì, una sanatoria, diciamo che, e quindi. hanno deciso di annullare tutti questi ricorsi e quindi siamo nuovamente a 0 punti E purtroppo. purtroppo, perché questi 3 punti Anche se facevano non poco. credo che la nostra presidente la lascerà passare Beh, così eh liscia, ecco. sì, certo, anche perché se le regole sono quelle, insomma. Sì, anche perché più che altro si crea un precedente che in un momento comunque di incertezza, come quello che abbiamo vissuto quest'estate, come quello che continuiamo a vivere, perché tuttora non si è comunque formato un organismo interno alla FIGC che regolamenta il calcio femminile, ecco, secondo me se si comincia anche a sgarrare sui regolamenti, a dire questo sì, questo forse, si creano dei precedenti anche pericolosi. Anche perché poi, come glielo spieghi, che so, un domani che ci sarà un'altra irregolarità, quella la Esatto, sanzioni, cioè, esatto. vabbè, Diventa il è bronx il calcio dopo, altrimenti. solito, no, solite cose all'italiana. Detto questo, però, c'è invece una novità importante che riguarda la guida tecnica della Sì. squadra, perché Max Lorenzini, che aveva guidato la formazione, fino insomma, a questa storica promozione della Serie B professionisti, ha dato le dimissioni. Sì, esattamente, ha dato le dimissioni la scorsa settimana, quindi anche domenica le ragazze hanno giocato senza l'allenatore in panchina. La nostra fortuna è comunque quella di avere uno staff tecnico abbastanza allargato tra tutti e 3 i settori che porta avanti l'Arezzo Calcio Femminile, per cui a livello di allenamento le ragazze non ne hanno comunque risentito, perché tra preparatori atletici e tecnici che comunque girano lì, gravitano intorno al nostro mondo, hanno fatto il loro allenamento con tutta la tranquillità e la serenità del caso. Questo ci ha permesso anche di poter comunque non dover prendere una decisione veloce di quelle cuccinetto, giusto per mettere una pezza dove era il problema, e di aver portato avanti un discorso con i futuri eventuali allenatori che si erano candidati o comunque nominativi che ci erano stati dati, per poi scegliere quella che sarà la guida definitiva dell'Arezzo per questa stagione. Diciamo una scelta che potrebbe arrivare già prima della partita di domenica o sì, probabilmente dopo. Le tempistiche non sono ancora certe, però non lo escludo, ecco, non lo escludo, perché comunque Chiara sta facendo diversi colloqui, la presidente Tavanti, e ha già le sue idee. Comunque le indicazioni sono quelle di un allenatore uomo. Chiara ci punta tanto, la presidente, su questa caratteristica, e di un allenatore che sappia anche dal punto di vista tecnico-tattico stare all'interno di un mondo come quello del calcio femminile, che è un mondo forse meno fisico, però a livello tattico e di strategia ha bisogno di qualche accortezza in più. Allora, speriamo che insomma si trovi una serenità in questo senso, appunto una stabilità anche di guida tecnica, una scelta quindi anche, siccome insomma è una scelta cruciale, è anche giusto prendersi qualche giorno in più per Esatto, non sbagliarla, sì. insomma. Che cosa secondo te, come dire, non dico è mancato, ma ovviamente è un altro tipo di campionato, totalmente diverso rispetto a quello degli ultimi anni a cui eravamo
abituati. Quali difficoltà secondo te sta incontrando la squadra, perché non riesce, al di là dei risultati, diciamo, a ingranare? Beh, sicuramente il campionato sì, è un altro livello, è come se l'anno scorso avessimo giocato sempre contro la Florenzi e la Lavagnese. C'è da dire che molte squadre hanno anche dei budget superiori ai nostri, comunque c'è ad esempio l'Inter che comunque ha la squadra, la società maschile alle spalle, il Genoa stessa cosa, quindi ovviamente si parla anche di cifre per il mercato sicuramente superiori rispetto a quelle che noi abbiamo potuto spendere. Nonostante questo, il gruppo c'è, secondo me è una delle migliori squadre che chi si è occupato di mercato durante la stagione estiva potesse mettere in piedi. Hanno bisogno forse ancora di riconoscersi un pochino di più come gruppo. Molte ragazze sono nuove, alcune vengono da realtà diverse, realtà superiori e realtà anche inferiori, per cui calarsi in una serie B come questa, anche per chi viene magari chi ha giocato negli ultimi anni dalla serie A, non è proprio così scontato. Sicuramente una volta trovata la chiave giusta, io ecco quello che vedo, specialmente nella partita che abbiamo giocato domenica a Verona, ho rivisto finalmente quella squadra dell'anno scorso, indipendentemente dal risultato. E quindi sono certa che nel momento in cui riusciranno a centrare la prima vittoria, tutto sarà in discesa. Vediamo qualche immagine che sono state realizzate dalla stessa società, Fortitudo Mozzecane. Dovremmo vedere appunto i gol di questa partita. C'è stato un gran gol dell'Arezzo di Simeone, che tra poco lo vedremo, davvero una bella rete. E capisco anche che è difficile, cioè giochi e perdi sempre anche quando non meriti, sì. Cioè a livello psicologico, perché poi il calcio è anche questo, no? Cioè come quando le cose vanno bene che ti vai di rimbalzo, e qui invece vai di rimbalzo ovviamente in negativo. Esatto, l'anno scorso probabilmente il fatto di aver incasellato subito quelle prime vittorie di seguito anche contro squadre di un certo livello, perché giocammo subito con la Lucchese e poi con la Lavagnese, quindi erano anche vittorie abbastanza importanti, ha fatto sì che il campionato si aprisse in una maniera diversa rispetto a questo. Qui ovviamente avendo subito incappato in una vittoria, in una sconfitta contro una squadra che poi non era delle più quotate del campionato, ha portato forse a farsi un po' più di problemi anche, insomma, da parte delle ragazze a livello psicologico. Le ragazze la sentono tanto questa pressione, che poi non è una pressione che gli viene data né dalla società né dallo staff tecnico. Ovviamente vorrebbero, specialmente quelle che facevano parte dell'organico anche l'anno scorso, vorrebbero ritrovare quello splendore di forma lì, e quindi escono dagli scontri anche abbastanza, se si può dire, passami il termine, abbattute, però sono comunque consapevoli dei propri mezzi. Ci sono giocatrici che sia sulla carta che poi anche sul campo, per quello che si vede, hanno sicuramente tutte le potenzialità per condurre un buon campionato, ecco. Abbiamo visto che poi la prima occasione l'aveva avuta l'Arezzo, no? Con l'uscita del portiere della Fortitudo, poi è arrivato quel gol su quel traversone, esatto. Un po', no? Così, un altro gol di quelli. Beh, qualche leggerezza, sì. Noi comunque ancora la compiamo, però sono leggerezze anche molto dovute forse appunto da questa pressione psicologica che hanno le ragazze, non essendo ancora riuscite ad incasellare la prima vittoria. Ovviamente io ricordo sempre il primo anno in cui siamo ripescati in Serie B, anche lì prima di riuscire a conquistare il primo risultato positivo ci sono volute diverse giornate, anzi più o meno le stesse, perché riguardavo proprio in questi giorni che nella pagina Facebook, quando ti appaiono i ricordi, mi è riapparso il video celebrativo che avevamo fatto per la prima vittoria in Serie B, pubblicato proprio questa settimana. Quindi voglio dire, i conti tornano, e lì poi ci salvammo alla fine con tante giornate di anticipo, quindi voglio dire, non c'è ancora nulla da temere, soltanto c'è bisogno di cominciare a macinare.
E abbiamo visto che poi c'è stato il gol di Simeone sul 2-0, anche loro avevano fatto il secondo gol sicuramente di pregevole fattura, poi Simeone l'ha riaperta e poi sì, è arrivato il terzo gol. Esatto, poi è arrivato il terzo gol. Devo essere sincera che nel momento in cui Simeone ha riaperto la partita, le altre hanno sofferto molto, c'è stato un frangente di gioco molto nervoso e lì poteva esserci anche qualche occasione, insomma, per riuscire a pareggiare, a riequilibrare il risultato. Purtroppo così non è stato. Io quello che ho visto è comunque una squadra che ha lottato veramente fino all'ultimo e anche proprio dal punto di vista del gioco, un gran secondo tempo che a parere mio, insomma, mi ha proprio fatto tornare in mente il campionato dell'anno scorso e le partite di quel livello lì che noi sapevamo giocare comunque. Ci fermiamo un attimo, poi tra poco vedremo i risultati, anche il prossimo turno che è con la capolista, ci vediamo tra poco. Seconda parte di Mondo Amaranto, stiamo parlando dell'Arezzo Calcio Femminile che cerca di sbloccarsi in attesa che venga nominato il nuovo allenatore. Diamo un'occhiata comunque a come sono andati i risultati di questa nuova giornata che si è disputata nello scorso weekend, cioè domenica, con l'anticipo delle 13 vinto dalla Roma Calcio Femminile contro la Lazio, una sorta di derby, 1-0 per la Roma. Poi oltre all'Arezzo l'Inter ha battuto 3-0 il Cesena, il Ravenna dopo la vittoria con l'Arezzo ha vinto anche con le Milan Ladies 3-2, 14° Roma ha perso 2-1 con il Cittadella e poi nell'ultima gara di domenica l'Empoli ha battuto 3-2 il Genoa. Per questa classifica in testa troviamo l'Inter e la Roma a quota 15, e l'Arezzo allo stadio comunale domenica affronterà proprio l'Inter, poi Ravenna 11, Empoli 9, a 8 Fortitudo Mozzicane, Lady Granata Cittadella, 7 Milan Ladies, 5 Lazio Women, Cesena e Genoa 3, l'Arezzo a 0 con la Roma 14°. Diamo un'occhiata anche appunto al prossimo turno dove c'è questo Arezzo-Inter, ripetiamo alle 14.30 si giocherà allo stadio di Arezzo, quindi allo stadio comunale, questo è un po' il debutto, no? Sì, e quindi diciamo di sì. Chissà che non sia una nuova vita, una nuova era. Beh, di sicuro ci presentiamo bene comunque sì. Fronte all'Inter. Assolutamente, chissà se verrà Zanetti. Non si può sapere, chissà. Poi vediamo, ecco, abbiamo visto appunto il prossimo turno, certo sono quegli impegni che possono caricare da una parte, no? Perché è una gara che dal punto di vista, ecco, delle motivazioni certo sì, non manca, dall'altra, visto il momento, chiaramente ci può essere un timore reverenziale. Sì, assolutamente, sicuramente una partita di quelle che comunque mette agitazione. Le ragazze la stanno preparando comunque molto serenamente, con molta lucidità, riescono in questo, ecco, almeno nella fase di allenamento a ridimensionare sempre quello che è, a fare il proprio lavoro. Sicuramente ci aspettiamo una bella cornice di pubblico, che non sarebbe male vista anche la situazione, vista anche l'importanza di questo match e la voglia anche delle ragazze di sentire un po' di calore. E ecco, giocare al comunale una partita di questo tipo per noi è una grandissima soddisfazione. Ci siamo proprio in questi giorni messi d'accordo, accordati per gli ultimi dettagli con la società sportiva Arezzo e insomma anche loro erano entusiasti che noi potessimo fare questo nostro debutto finalmente al comunale, poi con una squadra come l'Inter, quindi penso che sarà interessante vedere questa partita. E allora diamo appuntamento alle 14.30 domenica allo stadio comunale Città di Arezzo. Tra poco sarà con noi una formazione come tradizione del settore giovanile dell'Arezzo che diciamo introduciamo intanto vedendo i risultati del campionato Berretti, con la Berretti che continua a volare, si è sicuramente ripresa dopo la sconfitta con il Torino, c'è stato il pareggio con l'Albissola e adesso tornata al successo in casa ha sempre vinto l'Arezzo 1-0 all'Olbia, gol di Verdelli, vediamo allora i risultati, con Arezzo-Olbia 1-0, Cuneo-Carrarese 1-2, Lucchese-Siena 0-2, Pistoiese batte Arzachena 4-0,
Pontedera Torino 0-5 e Lentella che vince 2-0 contro l'Albissola. Possiamo vedere, ecco, la classifica: Torino 24, Arezzo 19, Olbia 13, Cuneo e Siena 12, Albissola Carrarese 10, Entella e Pontedera 6, Pisa 5, Pistoiese e Arzachena 3, Lucchesi 2. Diciamo che Torino ormai è in fuga. L'Arezzo però già si è ritagliato un buon vantaggio rispetto alla terza posizione. Noi abbiamo seguito invece la gara dell'Under 16, vediamo i risultati di questo mini girone. L'Arezzo che ha rischiato di rimontare 3 gol, è andata sotto addirittura 3-0 la squadra di Sussi in casa contro il Ravenna, e poi però ha rischiato anche di pareggiarla perché ha segnato 2 gol, è andata sul 2-3, poi come vedremo tra poco però non ce l'ha fatta a trovare il pari. Ternana Vispesaro 2-2, Rimini San Marino 1-5 e poi Molese Pordenone 1-1. In testa troviamo la Vispesaro, Limolese e l'Almafano a 7 punti, San Marino, Pordenone, Ravenna 4, Arezzo 3. Con il Rimini e poi a 2 la Ternana. Vi lasciamo per il momento allora all'Under 16, alla sintesi, poi ci ritroveremo qui in studio con la formazione Amaranto, classe 2006. Grazie ad Elettra. Grazie a tutti e voi. A tra poco. Amici del calcio giovanile, buonasera da Quarata, nuovo appuntamento con l'Under 16 allenata da Andrea Sussi che quest'oggi gioca contro il Ravenna. Arezzo che si presenta a questo appuntamento con 3 punti in classifica frutto di una vittoria nel precedente casalingo, gara che si era giocata però sul campo di Alberoro, vittoria dell'Arezzo 3-2 sul San Marino. Poi nel frattempo c'è stato il recupero contro la Vispesaro, Arezzo battuto 3-1 e quindi la sconfitta 5-0 in casa del Pordenone, quest'oggi contro il Ravenna che invece di punti ne ha uno, il 2-2 con la Ternana e poi Ravenna sconfitto 1-0 nei minuti finali dal Fano. Fabianelli, prosegue questo caseggio perché c'è questa pressione che continua del Ravenna sui difensori dell'Arezzo che non sono liberi di impostare come vorrebbero, perché vedete ci sono 5 giocatori della Ravenna che stanno pressando nella metà campo dell'Arezzo, infatti lo costringono ancora all'errore. Lamia, buona azione con cui è andato via Bernischi, prova a evitare anche Fabianelli, attenzione che c'è Prati dentro per Montalti, conclusione di Montalti, la palla è lì e Lamia, rete! Ravenna in vantaggio con Lamia sulla respinta da parte di Bruni. Lamia ha messo la palla in rete dopo la conclusione di Montalti, la respinta di Bruni, e Lamia ha messo in gol, pertanto al 10° minuto il Ravenna è passato in vantaggio con Lamia. Socea, attenzione che c'è lo scatto di Veltroni che può andare, ultima azione, Veltroni aumenta la velocità, Veltroni, palo esterno di Veltroni proprio in chiusura di tempo. Palla svirgolata, Guerra se l'è trovata lì e dunque c'è il raddoppio del Ravenna con Guerra su una sbavatura, una palla sporca, Guerra ha mandato in rete quasi spaccata e dunque il Ravenna trova anche il gol del raddoppio ad inizio secondo tempo sull'Arezzo. La palla sbucata all'improvviso davanti al portiere Bruni che qui non ha potuto davvero fare nulla, che si è infilata lenta e mesta per l'Arezzo. Palla che arriva in mezzo, Gallorini, c'è lo stacco ancora, attenzione a Prati, si gira come sciata, tentata da Prati come sciata, rete incredibile di Prati, una rovesciata pazzesca che ha sorpreso il portiere Bruni. Sono 3, questo è stato un grandissimo gol da parte di Prati che ha tentato un gesto difficilissimo, era quasi al limite della gara, ha cercato la rovesciata, il portiere Bruni un po' troppo avanzato, quelmi non è riuscito poi a recuperare la sua posizione e dunque il Ravenna trova addirittura il terzo gol al 9° del secondo tempo. Lo Porto, può salire Caplanai, avanza Caplanai, sa che adesso il Ravenna è spaccato in due, Caplanai avanza, buona falcata, poi Veltroni, sta arrivando Mussi in mezzo, Veltroni, la palla è un po' arretrata, c'è Occhiolini, segna l'1-3, forse il gol che
potrebbe riaprire la partita. Bellissima discesa però di Kaplanai, che ha fatto tutto il campo, poi è servito Veltroni che l'ha messa in mezzo, e Occhiolini riapre il discorso 1-3. Viene tutto a difendere, va Mussi, palla a mezz'altezza, Occhiolini manca, secondo palo, linea, non è gol sulla deviazione, secondo calcio d'angolo di fila, li sta battendo anche molto bene Tagliati, palla ancora lì, altro tiro da parte di Maggi, deviazione, rete, Veltroni, 2-3, Veltroni, 2-3, l'Arezzo la riapre incredibilmente. La riapre incredibilmente con Veltroni, dopo che Maggi per la seconda volta consecutiva si era trovato lì per tentare la conclusione, e Veltroni è riuscito a deviare. Siamo al 31esimo, la partita si riapre clamorosamente. Arezzo 2, Ravenna 3, ci aspettano 9 minuti più recupero adesso di grande intensità. Non riesce all'Arezzo l'incredibile rimonta. Si è trovato sotto addirittura di 3 gol con il Ravenna, primo tempo chiuso 0-1 con il gol di Lamia, con un palo esterno finale di Veltroni. Poi nel secondo tempo, mentre l'Arezzo sta protestando con l'arbitro, nel secondo tempo sono arrivati anche i gol di Guerra e di Prati per il 2-3-0. L'Arezzo sembrava battuto, ma poi ha tirato fuori una grandissima reazione di carattere, di cuore, che ha portato al gol dell'1-3 di Occhiolini, del 2-3 di Veltroni. E a quel punto l'Arezzo ci ha provato fino alla fine, cercando di mettere i palloni in mezzo dentro l'aria per trovare l'incredibile rimonta, l'incredibile 3-3, che non è riuscito. Comunque dobbiamo fare i complimenti a tutte e due le squadre, perché ci hanno regalato un pomeriggio sicuramente di grandi emozioni, una bella partita, sicuramente sopra la media di quelle che vediamo solitamente per emozioni, per situazioni anche alcune di gioco. Questo campionato Under 16 esulta e festeggia il Ravenna, che ha battuto l'Arezzo 3-2, questo è il campo di Quagata. È stata una bella partita, un bellissimo Ravenna, dobbiamo dire, fin dall'inizio ha impostato una gara che ha messo subito in difficoltà l'Arezzo, soprattutto con questa pressione costante, no, nella metà campo, sì, degli avversari. Sì, noi fin dall'inizio abbiamo provato a giocare la palla da dietro, che diciamo un po' il nostro DNA, poi delle volte ci riesce un po' più o meno bene. E sì, un ottimo primo tempo, siamo stati anche bravi a sfruttare le occasioni che abbiamo avuto. Poi nel secondo, grazie anche al buon gioco e alla qualità anche dell'Arezzo, che non è stato da meno, ci siamo difesi coi denti e siamo riusciti a portare a casa il risultato, che però complimenti all'Arezzo perché meritavano sicuramente il pareggio. Avete temuto di poi subire anche il 3-3 in quel momento della partita? Sì, perché dopo ci è venuto a mancare il possesso palla, ci siamo abbassati e siamo andati in difficoltà. Loro hanno della buona qualità e sono stati bravi a metterci in difficoltà. Un giudizio infine su questo campionato sperimentale Under 16, purtroppo non tante, sì, società hanno accettato di farlo, invece sì, è un'occasione che hanno le, sì, società. È un'occasione per sicuramente alzare la qualità del lavoro, perché vai a incontrare squadre di livello, sì, e il contro diciamo che è un po' a intermittenza, perché essendo poche squadre ci vuole un po' di pazienza. Eccoci tornati, terza parte di Mondo Amaranto, salutiamo l'Under 13 dell'Arezzo guidata da Giacomo Gorgoni, ben trovato anche ai tuoi piccoli, come diciamo noi, piccoli Amaranto crescono, che già sono stati nostri ospiti anche nel passato campionato. Allora, caro Giacomo, raccontaci un po' questa squadra, come procede questo lavoro. Innanzitutto quest'anno è il secondo anno che lavoro con loro, quindi abbiamo improntato il lavoro sul biennio. L'anno scorso abbiamo fatto una prima parte molto analitica, quindi tecnica individuale, quindi le basi, e quest'anno, forte l'esperienza dell'anno scorso, lavoriamo molto più sul situazionale, ovvero molto più sul globale, sui vari obiettivi similari alla partita. Ecco, quest'anno c'è per fortuna insomma una società molto strutturata, quindi ci sono tante figure di riferimento e punta molto sul settore giovanile. Che cosa, ecco, è stato chiesto anche agli allenatori, soprattutto dei più piccoli?
Per quanto riguarda la nostra fascia è stato chiesto principalmente di farli crescere, di farli maturare sia dal punto di vista tecnico, comportamentale, mentale, quindi noi lavoriamo in prospettiva. Quindi ovviamente è la base poi, no, per il lavoro. Si cerca di andare a formare i calciatori del domani, quindi ci proviamo. Dove vi allenate? Noi ci alleniamo alle Caselle. Alle Caselle. 3 volte a settimana. E giocate dove? La domenica giochiamo nell'impianto di Quarata. Di Quarata, ecco, che è una delle strutture quest'anno che insomma fa comodo all'Arezzo, ruotano anche, infatti domenica abbiamo visto prima la sintesi dell'Under 16 che appunto giocava proprio a Quarata. Io andrei a conoscere, a cominciare, vieni qua, mi dici come ti chiami? Mi chiamo Federico Gialli. Allora, Federico, so che è il capitano che poi ci deve spiegare il funzionamento, perché quest'anno è complicata la storia, perché non c'è solo il risultato dei tempi, ci racconti un po'? Non valgono solamente i 3 tempi, ma c'è anche il shootout che li vince, che conta un tempo. Quindi conta uno? Cioè. Conta un punto, sì. Infatti vedo una classifica, c'è un sacco di punti, perché... Anche se la partita finisce in pareggio, chi vince il shootout va a vincere. Quindi è come una sorta di bonus finale. Sì. E voi avete giocato col Pisa, com'è andata? Sì. Abbiamo praticamente dominato quasi tutta la partita, abbiamo avuto molte occasioni e non siamo riusciti a concretizzarle. Loro hanno avuto qualche ripartenza, 2 o 3, sono riusciti a concretizzare più di noi. Ed è finita quindi? 2-2, però il risultato... Con il shootout? Con il shootout 3-2 per loro. 3-2, ho capito. Ecco, abbiamo anche da campionando.it, quindi 3-2 il totale, perché i tempi sono 1-1, 1-0, 1-0 a testa praticamente, e quel 14-16 sarebbero gli shootout? Sì, la sommatoria dei shootout. Sono 9 shootout all'inizio del primo tempo e 9 shootout all'inizio del secondo. Prima di giocare? Sì. Prima di... Dei due tempi, dei primi due prima tempi. Prima si tira quelli? Sì. Ho capito. Il shootout sono come, cioè, quelli col portiere che può uscire, quello lì? Sì, sono a distanza di 20 metri e 9 secondi per andare a concludere in porta. Ah, ok. Quindi è anche un po', diciamo, è bello da vedere anche. Sì, è un 1-1, quindi è formativo. Ti piace questa cosa? Basta. Come te la cavi con questi shootout? Io sono infortunato ancora. Ah, non ho quindi dici. Provare. Ah, non le mai. Ah, mi dispiace. Sei infortunato perché? Che è successo? Ho un problema al ginocchio. Ah. Da diverso tempo? Dall'inizio del campionato. Ah, quindi devi ancora entrare. E quando ritornerai? Non lo so, quando mi passa il dolore, credo prossimo campionato, credo di rientrare. Allora ti auguriamo di rientrare presto. Grazie. Vai. Andiamo a salutare, ti chiami? Elia Verdi. Tranquillo, non faccio domande difficili. Allora, tu come li vedi questi shootout? Ma secondo me servono molto, perché comunque uno è 1-1. Mm. E come ti trovi? Anche io sono fortunato. Tutti infortunati l'avete portato. Sì. Tu sei. Tu li tiri? Sì. Lui è sano, dice io. Poi le prime partite. Che è successo? Che anche io sempre lì. Sì, ginocchio. Ah, e ritornerai, si sa quando? Sì, prossimo anno. Prossimo anno. Sì, scapitano questi infortuni. Sì. Come ci si trova a stare fuori? Dispiace? Sì. Come li sostieni i compagni da fuori? Sì, incitano parecchio. Sì. E speriamo che si trovi la prima vittoria. Ma chi è quello che fa un po' più casino? Cioè, qualcuno di tranquilli? Sì, sono tranquilla. Bene, il tuo sogno qual è? Di arrivare a giocare con la maglia dell'Arezzo. Dell'Arezzo. Sai che molti di qui dicono, quelli tuoi, quelli anche più grandi, la Juve, l'Inter, tu l'Arezzo. Sì. Sei proprio un tifoso. Attaccamento alla maglia. Sei tifoso proprio, sì. Segui anche, vai a vedere. Sì, sempre. Sempre. Come la vedi, allora, come va questo campionato? Speriamo bene, è una squadra giovane. Quindi spunta a vincere il campionato. Addirittura. Bene, sì. bene. Grazie, complimenti. E quindi andiamo dal capitano, che lo vedo bello carico. Allora. Edoardo Fucci. Ecco, Edoardo. Allora, quindi ricapitolando questa storia. Allora, prima del tempo si battono gli shootout. Sono 1-1 con il portiere, si parte da 20 metri dalla porta. Sì. E come ti vanno te? Riesci a far gol? Sì. Qual è la difficoltà che cioè che non sei chiuso dal portiere che esce? Il problema è che anche se il portiere la tocca è finito lo shootout, quindi devi cercare di fare gol, tirare all'inizio. Se trovi, cioè se ti la tocca il portiere va in rete? No, non vale, perché l'ha toccato. Quindi devi tirare prima che arrivi. Se ti viene incontro lo cerchi di scartare, se rimane in porta tiri prima. E ogni shootout vale uno? Mm-hmm.
Quindi 14 a 16 vuol dire che ne avete tirati così tanti? Sì. 9-9, ah sì, sono due volte, certo. Vabbè, quindi insomma, ma questa cosa ti piace o no? Diciamo la verità. Allora, è importante perché anche se pareggi la partita, dopo se vinci il shootout ti fa vincere la partita, quindi però sono anche scomodi perché se vinci te dopo... Ma li batteresti meglio prima o dopo i tempi? No, prima. Meglio vabbè, prima. Sì. Meglio prima. Questo Pisa com'è stato come avversario? Difficile da battere, però si è dominato per me la partita. Hanno fatto soltanto 3 tiri, però noi non abbiamo riuscito a sfruttare le nostre occasioni. E vedo che c'è nel vostro girone l'Empoli, la Fiorentina, mm-hmm. Ci avete giocato? Sì. Com'è andata? Con la Fiorentina si è perso, il primo e il terzo tempo si sono giocati bene, il secondo tempo invece abbiamo giocato male, invece con l'Empoli si è giocato per me tutta la partita bene. Quindi insomma un bel confronto questo, mm-hmm. In realtà no? Si sa che li vediamo anche, cioè la differenza, no? Loro chiaramente hanno un bacino talmente ampio, no? È sempre bello però affrontare queste realtà superiori che, anche se dal punto di vista dei risultati non sono stati positivi contro loro, ti fanno crescere. Anche se con l'Empoli a livello di tempi siamo riusciti a portarla in pareggio, poi abbiamo perso anche lì shootout e il risultato finale è stato 3-2 per loro. Beh, però insomma, segnali di crescita importanti. La scuola come va? Bene. Bene? Riesci a fare tutte e due? Sì. Bene. Voi? Sì. Bene. Che scuola fate? 4 novembre io. Margheritone, Piero della Francesca. 3 scuole diverse. Sì. Vabbè. Allora, quindi adesso come prosegue Giacomo questo campionato? Ora, domenica giochiamo in casa contro la Lucchese, poi riposiamo e rinizia la prima giornata del ritorno contro la Fiorentina. Quindi sarà, secondo me, molto importante perché per vedere almeno i passi, i cambiamenti, i miglioramenti che abbiamo fatto in questo girone d'andata a confrontarsi con la Fiorentina. Poi ci sarà qualche torneo oppure no? Poi le prime 4 del nostro girone, sì, andranno a affrontare le altre prime 4 dell'altro girone, andando a formare questo girone di merito, e quindi in base al piazzamento si andrà a formare questi 2 mini gironi. Poi verso maggio inizieranno i soliti tornei che sono importantissimi, sarebbe bello continuare a affrontare società di leghe superiori alla nostra, anche se non sarà facile, però per crescere, questa è un'età che è fondamentale, crescere sempre è importante, dà esperienza. Poi ho notato anche, cioè, quando ne abbiamo parlato anche lo scorso anno, anche il dialogo, no? L'importanza dell'ascolto per l'allenatore, no? Dialogare, comunicare, no? Certi concetti anche prima della partita. Quello è importante, nel senso cercare di trasmettere, dare a loro quelle conoscenze tali che gli permetteranno di crescere, di andare a risolvere situazioni in campo che durante la settimana cerca di ricreare, quindi cerca di prepararli prima. Bene, complimenti ragazzi, e magari ci rivedremo più avanti e vi auguriamo veramente di tornare presto, perché vi vedo giustamente smaniosi di ritornare in campo. Grazie a mister Giacomo Gormoni, ci rivediamo la prossima settimana.